Essere amore significa sfarsi di dubbi. Era tempo di meditare su tutte le cavolate che avevo fatto fino a quel momento. La solitudine della mia nuova abitazione mi permise di analizzare la mia vicenda con occhio critico e senza soluzione di sorta. Una cosa era certa. La vita mi aveva dato una grande lezione. Una lezione senza la quale sarei rimasto fermo nell'idea che mi perseguitava da oltre 10 anni, e cioè di essere stato tradito da mia moglie, alla quale io rinfacciavo le sue colpe senza mai assolverla. Riassumendo, dopo 7 anni di matrimonio mia moglie aveva iniziato a minare il nostro rapporto, forse senza volerlo, andando a letto col serpente a sonagli. Il sottoscritto aveva collaborato a mettere altre mine per casa, andando a vivere un periodo di tempo con Maria, ed infine la brava Marilena aveva chiuso definitivamente il discorso, scegliendo il bavoso e facendo così scoppiare insieme tutte le mine, in modo da far saltare l'appartamento dove viveva la nostra famiglia, riducendola in frantumi. Ma non era più il tempo per i rimpianti. Dovevo semplicemente accettare tutto ciò che era accaduto senza voltarmi indietro. Ma vi assicuro che non è sempre facile voltare pagina. Per distrarmi mi iscrivo ad un corso di yoga. Incontro nuovi amici, ma soprattutto incontro lei, Anna Maria. Non volevo intraprendere una nuova relazione sentimentale. Avevo bisogno di starmene solo per un periodo, per leccarmi le ferite che ancora bruciavano. Invece mi innamoro di Anna Maria appena vedo i suoi occhi. Commenti. Non è mai troppo tardi per conoscere se stessi, per iniziare il periodo dell'autocoscienza che distingue la vita umana da quella animale. Non è stata la solitudine, ma è stato il tuo nuovo stato di coscienza che ti ha permesso di usare la solitudine per analizzare meglio la tua vicenda. Critico sempre in proporzione delle tue capacità di critica. Antonio, forse una nuova ampiezza di sentire si apre nella tua vita? Se fosse veramente una nuova ampiezza di sentire, non chiameresti serpente a sonagli il primo amante di tua moglie? Ancora, se fosse veramente una nuova ampiezza di sentire, non chiameresti bavoso un altro amante di tua moglie? Il rimpianto, che è ciò che è ricordato con tristezza, dal punto di vista della legge, è del tutto illusorio, perché ogni evento dovrebbe essere ricordato con allegria. Infatti, per il fatto stesso che è accaduto, ogni evento ha prodotto evoluzione in chi l'ha vissuto. Vivendo il presente. La pagina si volta veramente solo se si è raggiunto un sentire più ampio. Dopo un evento che noi chiamiamo doloroso, non dobbiamo mai chiuderci, ma essere sempre aperti intimamente. Il sentimento non è dominio della volontà, della ragione, della mente, ma del sentire. Non è solo il corpo fisico che ci fa innamorare, ma anche i corpi superiori, in ragione dell'evoluzione degli innamorati.